ecco qua, iscrizione effettuata. Secondo quello che mi ha detto Giordano, questa chat è eccezionale, piena di donne e tutte disponibili. Mi devo trovare un nick. Allora, vediamo un po'. Mandrillo in calore. No, questo non funziona di sicuro. Trivellatore seriale. No, troppo volgare. No. Ci sono. Tigrotto 71. Questo mi piace. Tigrotto 71. Oh, vediamo un po' come funziona questa chat. Guarda qua quante ce n'è. Mamma mia. Peccato non si vedano le foto però, eh. Vabbè, ma tanto sono tutte carine di sicuro. Ecco, fammi contattare questa. Ah, piuttosto. Adriana? Ho ricevuto un'email 5 minuti fa da un certo signor Frosini. Ha prenotato una camera per oggi. Sì, una doppia. Ci pensi te? Grazie, ciao. No. Qualcuno che mi contatta in chat. Non credevo nemmeno di averla mai aperta questa chat. Ma chi è? No, ma che nick ridicolo. Tigrotto 71. Vediamo cosa dice. Ciao, come stai? Io bene, tu? Anche io. Adesso però non ho tempo. Devo lavorare. Ehi, deve lavorare. E perché devi lavorare? Perché quel rincoglionito di mio marito ultimamente è sempre davanti al computer. Ma meglio, meglio, così abbiamo più tempo per conoscerci. E tu come sei? Carina? Alta 1,65. Occhi verdi. Capelli castani. Beh, di donne così ce ne saranno un milione. Come dice? E tu? E io? Ecco, io sono alto, biondo, occhi azzurri e fisico palestrato. Come dice? E che ci fa uno così a cercare le donne su internet? Gamba questa, eh? Che le dico ora. Ah, ecco. Perché voglio che le donne scoprano il mio lato interiore. Però interessante. Forse Tigrotto 71 è stanco di essere guardato solo nel fisico e vuole essere guardato anche nei sentimenti. Non se ne trovano tanti di uomini così al giorno d'oggi. Sei una persona molto intensa. E vai, Cristiano, ti ha già fatto un complimento. Hai fatto colpo. Ma stanno arrivando gli ospiti. Ma proprio adesso che stavo conoscendo Cerbiatto 85. Lidia? Che puoi andare in saletta ad accogliere gli ospiti per piacere? Sì, sono arrivati, l'ho visto adesso qui nel piazzale con la macchina. Io non posso andare, io ho da lavorare, lo sai, ho sempre da lavorare io. Sto facendo il bilancio mensile, dai. Vai te per piacere, ok? Dai, ciao. Eccomi qua, Cerbiatto 85, sono tutto tuo. Ma come deve andare via? Proprio adesso? L'ha chiamato il marito. Ma mandala a quel paese il tuo marito, che oltre ad essere rompiscatole è anche cornuto, come minimo. Anzi no, è cornuto di sicuro, eh. C'ha la moglie, sta flirtando con me su internet. Vabbè. Allora, ciao, a più tardi. Ecco, queste sono le chiavi. Grazie. Buon soggiorno. Giorno. Buongiorno. 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 Oramai devo fare io anche le accoglienze, eh? Guarda, caro mio, che uno di questi giorni io ti lascio e non sto scherzando. Ma cosa mi lasci? Ma dove vai? Ma dove stai meglio di qua? La gente paga per venire da noi. Tu ci stai gratis e ti lamenti.
Ti vorrei far presente che non sei l'unico uomo sul pianeta. E la questione non è solo di dove sto, ma con chi ci sto. Se mi pare, guarda che io mi trovo anche un altro. Oggi gli uomini hanno dei mezzi per trovarti che neanche ti immagini. Che neanche ti immagini? Cosa vorrà dire che neanche ti immagini? Poi Cristian, io ho appena finito di potare la siepe. Che dici, la vado a dare l'acqua agli altri fiori del giardino? Sì, sì, però, oh Giordano, sai quella chat che tu mi hai consigliato, no? Fortissima! Mi sono collegato stamani, la prima che ho contattato, persa per me! Addirittura mi ha detto, sono una persona molto intensa. Ma ci pensi? Te lo dicevo io, ma tu hai fatto come ti ho detto io. Gli hai detto che sei alto, muscoloso. E ci ha anche creduto! Ora però, Giordano, una domanda, insomma, ma quando poi si fa l'incontro reale, che le racconto? Cioè, non è che io... Tu la inviti a uscire e le offri da bere. Quando sarete lì, lei non si potrà tirare indietro e quando ti avrà conosciuto ti accetterà per quello che sei. Quella dei muscoli è una scusa solo per farla abboccare. Fidati, conquista garantita! Bene, bene, allora io torno subito al computer, voglio vedere se sei ricollegata. Va bene, io vado a dare l'acqua ai fiori del giardino, tu intanto poi mi racconti. Vai, ciao Giordano. Dove sei, Tigrotto 71? Dai, fatti vivo! Allora vediamo un po'. Eccola, è collegata! Lo sapevo, sta aspettando me! Ciao di nuovo, Cerbiatta 85. Sei libera ora? Per te sono liberissima. Ma tu sei sposato? No, sono single. Ho troppe donne che guardano ai miei muscoli e ne sto cercando una che guardi al mio cuore. Ma quante mischerate le racconto! Ma che parole intense. Quanto vorrei che mio marito fosse come te. Ah, ma con questo marito, ma mandalo a quel paese, qua non c'è posto per tutte e due, o io o il marito. Oh, non ti ho mai vista, ma sento che sei diversa da ogni donna che ho mai avuto, soprattutto da mia moglie. Mi scusi, permesso? Sono il signor Arabica, il rappresentante. Sì, ma non è il momento, guardi, sto lavorando. Volevo sapere se le serviva una fornitura per il caffè. Sa, questa settimana abbiamo un'offerta speciale. Ma no, non mi serve niente, guardi, quando ho bisogno di qualcosa la chiamo, va bene? No, no, lasci che le mostri. Guardi, visto che ha il computer, le faccio vedere direttamente dal sito web. Ma non si impicci, ma mi ha anche chiuso la pagina, ma... Ecco qua, se compra l'offerta della settimana in regalo c'è anche un taglierba per il giardino. Ma non ho bisogno di niente, gliel'ho detto. Ma è sicuro, altrimenti le faccio vedere. Allora, ascolti, facciamo così. Allora, mi mandi 3 pacchi del solito, va bene? Oh, bene, mi faccia allora prendere la modulistica per l'ordine. Ma guarda. Tigrotto, ma dove sei finito, eh? Che tenebroso, appare e scompare come nulla fosse. E questo lo rende ancora più affascinante. Sono troppo sconvolta. Andiamo a farci un caffè. Allora, ecco qua e mi raccomando non ripassi finché non le chiamo, va bene? Va bene, allora in giornata le faccio avere le 3 confezioni di caffè direttamente con il Corriere Espresso, va bene? Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Poi è così affascinante, mi dice delle cose così dolci, non come quello zotico di mio marito. La capisco benissimo, però deve fare attenzione, signora Lidia. In fondo è sempre una chat e non sa chi si nasconde dietro questa identità. Pensi che una volta io in chat conobbi uno che si spacciava per un giocatore di football americano. Quando lo incontrai, pensai fosse uscito dalla fiaba di Biancaneve. Ovviamente lui faceva il nano. Signora Lidia, non è per disilluderla, ma gli uomini lo fanno, entrano nelle chat, si creano delle identità fasulle e tutto questo perché vogliono conquistare le donne. E pensi che a volte ce la fanno pure. Lo fa pure Giordano.
No, ma Tigrotto 71 è diverso. Io lo sento. Io non ho mai conosciuto un uomo così in vita mia. Ma sarà. Ci fissi un appuntamento allora. Male che vada, se ne va dopo un caffè. Sì, però spero che torni presto in chat. Ecco, non è più collegata. Lo sapevo io, lui e i suoi caffè. Adesso chissà quando tornerà. Dai, Tigrotto, vediamo se ci sei. Ma dove sei? Eccolo là, online. Ciao, Tigrotto. Ma dove eri finito? Ah, che pazzo. Come il sole vado e vengo. Tu sei il mio sole. Perché non ci incontriamo? Sì, mi vuole incontrare! Certo, cerbiattina mia. Dove ci incontriamo? Vediamo che mi risponde. In piazza? Tra 10 minuti? Ma allora devo scappare subito! Come ti vesti? Una camicia nera, jeans scuri, un cappello da cowboy in testa. Che affascinante. Il mio pistolero. Te la tiro fuori io la pistola. Con il cappello da cowboy mi riconosce di sicuro. Allora, e tu, cerbiattina, come ti vesti? Con un completo nero, le scarpe rosse e uno scialle. Dai, dai, dai! Mi cambio e parto subito. Ci vediamo in piazza. Vai! Anche io. Un momento, chiudiamo il computer. Non vorrei che arrivasse Lidia e vedesse la chat. Le chiavi della macchina. Appuntamento in piazza. Vergognati! Secondo me questi sono già nervosi. Consegna annullata. Mi fai schifo!